Mattinata di festa per gli alunni della scuola Giovanni Paolo II di Barletta. In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli, ha fatto visita agli studenti della scuola primaria di Barletta. Ad accoglierla, docenti, genitori ed istituzioni che, con l'importante esponente del governo, hanno assistito ad uno spettacolo artistico organizzato dalla scuola con protagonisti gli stessi piccoli alunni. Ci tenevo a vedere proprio il progetto che si realizza in questa scuola, che è una scuola inclusiva, dove appunto la lingua dei segni non è solo insegnata ai bambini che hanno difficoltà, ma è un patrimonio dell'apprendimento di tutti. Questo vuol dire iniziare ad abbattere delle barriere. Le barriere non sono solo quelle architettoniche, ma quando parliamo di accessibilità universale parliamo anche di barriere che hanno a che fare con l'informazione, con la comunicazione, e dobbiamo sempre più attrezzarci nelle nostre comunità, e quindi qua lo si sta facendo molto bene, sono davvero contenta, andare in questa direzione, soprattutto con i più piccoli, perché vuol dire che saranno un giorno adulti molto più consapevoli. C'è differenza da regione a regione proprio. L'unica cosa che mi sento di dire, che trovo sempre in maniera eccezionale, è la presenza del terzo settore, del mondo dell'associazionismo. Questo è uniformemente una risorsa preziosa, ma non solo una risorsa, perché bisogna delegare al terzo settore, bisogna fare insieme al terzo settore. Ecco, la differenza che trovo in alcune regioni, e forse anche qua bisogna spronare un po' le amministrazioni e l'ente regionale a lavorare insieme, lo dicono anche le norme, la 328, la 117, anche di recente sul terzo settore, coprogrammare e coprogettare insieme. Non vuol dire tavoli distinti, ma vuol dire ragionare istituzioni, enti del terzo settore insieme sulle politiche da affrontare. Sempre più concentrata sul supporto alla disabilità è l'istituzione scolastica, che in Puglia, su iniziativa della Regione, si prepara ad inserire l'insegnamento della lingua dei segni nei programmi della scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo è quello di comunicare e insegnare ai nostri alunni che oltre alla comunicazione verbale ci sono altri canali comunicativi, tra cui per l'appunto la lingua italiana dei segni. È importante per la valorizzazione dell'inclusione scolastica promuovere fin dalla più tenera età questo tipo di buone pratiche. I bambini in questo momento stanno rispondendo molto bene e sono entusiasti di tutte le attività portate avanti.